92 ha scritto un libro intitolato Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni, e credo vi dia l'idea di come siamo adesso. Poi ho scritto Il fantasma della povertà e cercherò di dire cosa voleva dire. Poi Rischi fatali per l'Europa, la paura, la speranza e alla fine quest'ultimo libro. Alla fine sono molto interessato anche alle vostre domande, ma a una rispondo prima ancora che sia fatta. Qualche volta mi è stato detto, ma tu cosa facevi, cosa dicevi, dove eri in questi anni? Allora, per fortuna su Wikileaks, il sito segreto che estrae i segreti dell'ambasciatore americano, ho trovato Wikileaks, 30 ottobre 2008, ambasciata degli Stati Uniti d'America che comunica a Washington. Tremonti si è spinto oltre, manifestando pubblicamente il proprio desiderio di abolire gli hedge fund, che sono gli strumenti finanziari più temibili. Ha chiesto nuove funzioni di vigilanza sui mercati finanziari. Oltre a ciò, è stato citato dall'Economist nel numero del 18 ottobre 2016 come sostenitore di una riforma radicale della finanza internazionale e fautore di un G8 allargato. Infatti, poi è venuto il G20. E in ogni caso ha sempre espresso una profonda diffidenza circa i benefici della globalizzazione, sostenendo una filosofia economica piuttosto eclettica. La filosofia economica ortodossa ha portato un mese dopo al crollo della Lehman Brothers e al crollo delle banche internazionali. Naturalmente non basta dire quello che è oggetto della tua convinzione, quello che credi, che vedi, che ti sembra giusto, devi anche in qualche modo agire, ma l'azione politica dipende dai numeri. A parte che ero ministro e non altro, ma anche essendo ministro, in Europa sei uno e gli altri sono 27, 26, dipende dai tempi. Ed è difficile essere 1 contro 26, al G7 sei 1 contro 6, al G20 1 contro 19. Quello che dobbiamo considerare, e credo sia uno dei punti fondamentali, anche perché la conclusione e la reazione dipende da voi. Si è formato in questi 20 anni, vedremo come, in che termini, un blocco di potere quasi infinito. Un blocco di potere economico, finanziario, accademico, culturale, giornalistico, un blocco che ha espresso, chiuso come in un tabernacolo, una ideologia, il mercatismo. Il mercato soprattutto, nel mercato la finanza sopra l'economia, certamente il mercato sopra la vita delle persone, sopra i governi, sopra le comunità, sopra la politica. Il mercato finanziario, sicut deus. Quando in quasi tutte le sedi trovi persone che rappresentano quel mondo, vi posso assicurare, è difficile esprimere idee un po' diverse. Volete l'ultimo esempio? L'ultimo presidente della Commissione europea, dove è andato a lavorare? Alla Goldman Sachs. Probabilmente c'era, come dire, una circolarità culturale, si fa per dire. Adesso il giro sta cambiando. Io anche nel libro Uscita di sicurezza avevo cercato di dire, rispetto a questo blocco di potere, aveva appena buttato giù il povero vecchio governo italiano, la voce che deve salire e che si deve fare sentire è quella dei popoli. E quello che allora sembrava in un qualche modo impossibile o improbabile si sta realizzando. Andate a vedere cosa succede in America.
da una parte o dall'altra il voto si canalizza e si indirizza dai popoli contro le élite, dai popoli contro quelle minime maggioranze che però hanno avuto in questi 20 anni un potere massimo e una responsabilità massima. E questo fenomeno lo vedete anche in Europa, quando il voto dei popoli si indirizza via via come reazione, come contestazione rispetto a certe forme fanatiche di élite. Io qui, ovviamente, anche per rispetto al luogo, non voglio e non posso parlare di politica, ma quando sento dire populismo riferito al 30% di una popolazione, magari non sei d'accordo, magari sbagli, ma non puoi dare del populista come se fosse il tribuno della plebe a uno che prende il 30, il 40%. Ciò che sta venendo fuori in tanti paesi d'Europa, anche del nord Europa. In un qualche modo quindi ho cercato di rispondere, introducendo un po' di argomenti, di rispondere alla domanda che devo dire trovo sempre più fastidiosa, anche perché io sono convinto di aver fatto davvero quello che credevo, e tu doveri. Poi tutte le altre domande invece sono libere, ma questa no, perché ho già risposto. Allora, quello che è successo si vede, si vive, e credo tutti in un qualche modo ce l'abbiamo presente. Gli ultimi 20 anni sono stati anni in cui la storia ha fatto un improvviso, violentissimo tornante. Mai nella storia dell'umanità un cambiamento così forte è avvenuto in un tempo così breve. Sono i 20 anni che hanno cambiato la vita di tutti noi e sono, in senso storico, 20 anni, due decadi, un tempo minimo, compreso nella vita di quasi tutti noi. Mai nella storia dell'umanità un cambiamento così forte è avvenuto in un tempo così breve. Guardate come eravamo 20 anni fa, e non ci vuole mica molto per capirlo. 20 anni fa c'erano ancora gli stati, c'erano le monete nazionali, non c'era la globalizzazione, non c'era l'immigrazione, non c'era internet. L'Europa aveva una sua funzione economica e non politica, come adesso. Era un mondo totalmente diverso. E da allora io ho cercato di, coi libri, di vedere, di seguire tutti questi cambiamenti. Ho detto nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni, cercando di traguardare come sarebbe stato il futuro, scritto nel 92. Poi il fantasma della povertà, rischi fatali, eccetera. Che cosa è successo? Ma io ho più interesse a dire cosa succederà, perché quello che è successo, o per come è abbastanza noto. Nell'89 è caduto il muro di Berlino, nel 94 a Marrakesh in Marocco viene firmato il trattato World Trade sul commercio mondiale, ma non è commercio, quel trattato è sulla finanza ed è un trattato politico, non commerciale. Come il vecchio mondo era diviso tra Oriente e Occidente, comunismo, democrazia, il nuovo sarà unificato dal mercato e da lì comincia la globalizzazione. Nel 2001 l'Asia entra nel World Trade, Prodi firma l'ingresso della Cina nel novembre, 11 novembre del 2011. Mi chiedo se storicamente è stato più tragico l'11 settembre del 2001 o l'11 novembre del 2001. L'Asia entra nel commercio mondiale nel 2001, nel 2008 inizia la crisi e siamo qua. E sono 20 anni. 20 anni che hanno cambiato la struttura e la velocità del mondo. Questo libro cerca di vedere
Può sembrarvi in un qualche modo pessimista, ma di questi tempi non è che a essere ottimisti sei così particolarmente. Ce n'è già uno a Roma che è molto ottimista, quindi lo lasciamo. Questo libro cerca di guardare, poi è difficile dire con che velocità, con che tempistica, ma i cinque fenomeni demonegativi che stanno arrivando, chiuderò anche con una proposta positiva, ma sono questi. Primo, le migrazioni e congiunto il terrorismo religioso patriottico. Secondo, la degenerazione della finanza. Terzo, la rivoluzione digitale. Quarto, il Papa dice la terza guerra mondiale. Non ho idea e spero che non sia di quelle profezie che si autorealizzano, ma certamente nel mondo sono in atto fenomeni che anticipano grandi sconvolgimenti. E quinto, la crisi generale dell'Europa. Primo, allora, quando sentite dire immigrazioni, forse è la parola sbagliata, togliete l'im, perché sono migrazioni. Sono i fantasmi di un passato millenario, se pensava scomparso da secoli, e che ci si ripresentano. Quali cause, cosa ha determinato questi processi? Io credo, molto in breve, ma nel libro è più lungo e più spiegato, due. Una civile e una, se volete, militare, ma non civile. La causa civile, non voglio sembrarvi matto, ma credo proprio che sia giusto, e ormai si comincia a considerare questo aspetto, è la televisione. Nel 95, quando ho scritto Il fantasma della povertà, ed era l'anno dopo il World Trade, quando iniziava la globalizzazione, nel fantasma c'era scritto i capitali andranno in Asia alla ricerca di manodopera a basso costo, il nostro lavoro sarà sostituito, si dice rubato, in Asia, i nostri salari saranno livellati su quelli asiatici, il costo della vita resterà quello occidentale. Ma c'era un altro aspetto in quel libro scritto nel 95, ed era gli effetti politici della televisione. La televisione come fattore di richiamo. Il nostro benessere è presentato nelle televisioni via via globali come esca, come presentazione per venire qua. I barbari non avevano la televisione, ma sapevano che c'era Roma e infatti l'hanno distrutta. Questi non sono barbari, ma hanno la televisione ed è un fattore di attrazione potentissimo. Io, come è noto, non ho sensibilità culturale, anzi, in effetti non è che la Biennale di Venezia sia tutta bellissima, ma 2 anni fa c'era un'opera incredibile ed erano su tavoli i disegni fatti dai bambini dei paesi poveri, tutti uguali e tutti con le immagini del nostro benessere. Le persone disposte a affrontare un'avventura migratoria sono non i più, partendo da paesi poveri, i più poveri sono quelli più giovani e più dotati e disposti a fare un'avventura umana. Più o meno sono 200 milioni di persone, non tutte, non subito, ma i mega numeri sono questi. Ma c'è un altro aspetto, ed è quello forse rispetto alle grandi migrazioni più attuale, più presente, ed è quello dei disordini causati in quelle parti del mondo dalle guerre o da quello che l'Occidente, Europa compresa, ha fatto negli ultimi anni. Nella storia il Levante è un luogo di conflitti, da sempre, confronti religiosi,
la voglia di dominare rotte commerciali. Allora c'erano le spezie, adesso c'è il petrolio. Chiedere a Venezia per capire cosa è stato il Levante per tanti secoli. Ma la follia che abbiamo fatto è stata quella di esportare la democrazia in quei paesi. La democrazia è una cosa complicata, è un processo. In Europa, fino a 40 anni fa, la democrazia era l'eccezione, non era la regola in Europa, perché erano fuori la Grecia, il Portogallo, la Spagna, mezza Germania, tutto l'est. Democrazia non è un prodotto McDonald's che esporti in modo istantaneo. E comunque, quando ti confronti con dei popoli, tu devi avere rispetto per le loro tradizioni, per la loro patria. Patria deriva da pater, e pater è il luogo, patria, dove riposano le ossa dei genitori. Devi avere rispetto per tradizioni, culture, molto diverse dalle tue. Le tue sono superiori, ma non puoi, o con Google, o finanziando le rivoluzioni e le rivolte, scassare quel mondo. Col tempo sarebbe cambiato, ma adesso guardate la televisione, facciamoci la domanda: stavano meglio 20 anni fa senza democrazia o adesso con la democrazia? Si fa per dire. Sono stati fatti errori drammatici e li vediamo nelle migrazioni dei disperati che fuggono a realtà di quel tipo. E abbiamo anche scatenato forze. C'era un tizio che ai tempi godeva anche di una certa fama, anche perché era stato il filosofo di Hitler, Carl Schmitt. Nel 1962 scrive un libro ed è intitolato La teoria del partigiano, e dice: nella nuova unità del mondo il partigiano non sarà come era prima, nell'Ottocento, gli spagnoli contro Napoleone, nella guerra. Sarà uno che ha una patria nella sua ideologia e nella sua religione. E noi vediamo un nuovo tipo di terrorismo, mai visto nella storia finora, ma previsto già da qualche anno. E comunque un terrorismo che vede nella religione la sua patria. Sarà sbagliato, sarà quello che vuoi, ma questa è la realtà. Secondo fattore di crisi è la degenerazione della finanza. Una volta, per un'operazione reale, vendo un container, vendo un barile di petrolio, vendo un pino, c'erano 4-5 operazioni finanziarie. Adesso il numero delle operazioni finanziarie è infinito e non è controllato, e comunque si è ribaltato, e cioè dire, non c'è l'economia servita alla finanza, ma la finanza che domina su tutto. L'ultima forma di degenerazione della finanza è quella che sta avvenendo con la stampa di moneta dal nulla. Dire stampa è già eccessivo, perché la moneta dal nulla viene creata per impulso elettronico. Quello che stanno facendo le banche centrali, coi tassi zero, anzi sotto zero, quindi un regresso rispetto al capitalismo, perché solo ai tempi del Medioevo pagavi per la custodia in banca. Per la verità, che sia così sicuro lasciare i soldi in banca non è più manco sicuro quello, ma in ogni caso tu paghi per... E i tassi negativi sono che non solo non ti danno interesse, ma ti portano via un pezzo di capitale ogni volta. È una tassa il tasso negativo. Un sistema del genere, diceva Marx, che magari come politica ha un po' esagerato, ma come analisi non era del tutto l'ultimo arrivato, diceva: quando ci sarà il tasso zero, ci sarà il comunismo. Io non so come definire, ma trovo folle il sistema di creazione dal nulla della moneta che c'è adesso. 80 miliardi di euro creati ogni mese dalla Banca Centrale Europea. Secondo me sono molto più sicuri e affidabili, e dentro l'economia reale i bitcoin. In ogni caso, e sicuramente dentro
più che a Francoforte, quello che a Napoli stampava le banconote false da 20 euro. Almeno era roba che, tecnologia sofisticata, economia reale, circolavano. Quindi è stato quasi, secondo me era più giusto quello che faceva, gli euro falsi. Spero che questa dichiarazione non venga ripresa dalla stampa. Ma era più giusto quello che faceva gli euro falsi, che non quello che fa 80 miliardi per impulso elettronico. Terzo fattore di crisi è la cosiddetta rivoluzione digitale. Qualche anno fa tu avevi il tavolo, il computer e l'impiegato. Adesso forse hai il tavolo, sicuramente hai il computer, ma sicuramente non c'hai più l'impiegato. E cioè dire, il sistema dei computer ti dà enormi benefici, ma anche enormi malefici, cioè sta cambiando la struttura sociale. Per la prima volta nella storia la tua prospettiva di vita si allunga, ma la possibilità di viverla nel lavoro crolla. A partire da settori importanti come quello bancario, i giornali, ma arriverà dappertutto. Ci sarà il computer che sostituisce il medico. E questa è la grande ragione per cui in America si vota in un certo modo, certamente non per l'elite, perché è il terrore del ceto medio di iniziare la via verso l'inferno. Tra parentesi, tutto il sistema digitale alla rete mina anche alla base il sistema politico. Più c'è la crisi, più i popoli domandano, meno i governi possono. Perché il consenso che tu prendi sempre più sulla rete, viralmente lo prendi in 2 giorni, ma viralmente lo perdi in 2 ore. Per essere chiari, la democrazia nasce per garantire le libertà. Poi il governo nelle libertà, ma presuppone sempre una qualche gerarchia. Quello che si sta manifestando adesso è una caduta verticale delle gerarchie e la diffusione dell'anarchia. Quarto fattore di crisi, la profezia di Papa Francesco, la guerra, la terza guerra mondiale. È difficile immaginare dove, come, in che termini, ma sicuramente nel mondo, e se giri per il mondo, parli con persone che hanno dei ruoli, ti accorgi che sta riapparendo un fenomeno che si può definire solo con una parola proibita, colonialismo. Stanno riapparendo le tendenze coloniali, non dell'Inghilterra o delle antiche potenze europee, la Cina, la Russia e altre aree del mondo. Quando escono gli inglesi dall'Europa, poi dirò, ma la stampa russa scrive non è uscita l'Inghilterra dall'Europa, non si è staccata l'Inghilterra dall'Europa, si è staccata l'Europa dall'America e quindi torna il nostro momento, potenze di terra contro potenze di mare. Waterloo è stata una vittoria o una sconfitta? Per il continente è una sconfitta, che Napoleone lo stava unificando, sembrava quasi l'Europa, la giurisprudenza, la lingua, i codici, la moneta. O gli spazi atlantici. Waterloo è stata una vittoria per il mondo anglosassone. Ora, sullo scacchiere del mondo, cinesi che impiantano isole artificiali nel Pacifico, lo fanno per ragioni commerciali o per ragioni di proiezione, di potenza e di influenza? Dove il punto drammatico nella storia è che quando fai tutte queste robe qua, le fai perché hai bisogno, lo puoi ancora capire, ma se lo fai solo per affermare la tua potenza, quello è colonialismo nella peggiore delle espressioni. Quindi, e comunque nel, anche fuori dai luoghi
tragici della storia, su linee non del tutto ancora definite, ma comunque si stanno manifestando dei fatti che portano al disordine. Anche nei luoghi classici, ve ne faccio un esempio, due esempi. Primo, si dice, e io da giovane dicevo, che il terrorismo avrebbe globalizing terror, localizing tourism. Noi adesso vediamo che molti stanno qua perché hanno paura di andare fuori. Ma ci rendiamo conto di cosa succede in quei posti, senza il turismo, con la ricchezza che crolla di colpo. Il tuo papà si è indebitato per comprare un negozietto e fallisce perché non c'è più nessuno, un carretto di gelati, l'albergo. Secondo voi quella gente, i figli, quei giovani che perdono quella speranza di vita e di prospettiva, che mestiere fanno, il turismo o il terrorismo? Un altro caso. Le vecchie, diciamo, potenze, comunque gli Emirati, che avevano il petrolio, quando il petrolio era basso avevano comunque molti soldi, perché non avevano spesa sociale. E quindi investivano e dicevano, quando finirà il petrolio avremo un'altra rendita. Dalla crisi, dagli sconvolgimenti politici in poi, il petrolio cominciò a salire, adesso è sceso, ma la spesa sociale è enormemente salita e ormai fuori controllo. Allora, se sei un piccolo emirato, hai 1 milione di signori e 2 milioni di schiavi, e li puoi anche liquidare. Ma se sei un paese come l'Arabia Saudita, che ha 33 milioni di persone la cui attitudine al lavoro tende allo zero, tutti mantenuti, riesci a tenere o viene fuori in prospettiva un fattore di grandissimo disordine? E poi, ma io tenderei a restare.